Che dobbiamo resistere, dobbiamo resistere. Lei non è mai venuto qui? No, dobbiamo parlare con Fioretta. Vieni qui, fascio di merda! Vieni di qua dal recinto, coglione! Venuta anche lei a commemorare un eroe, un personaggio dell'epoca che è stato grandioso. Quindi io farei un applauso a loro. Allora, sono tantissimi anni che veniamo qui, decenni che veniamo qui a commemorare e sarà per altri decenni. Noi stiamo facendo una commemorazione funebre, cioè commemoriamo l'anima di un defunto dell'epoca, di un nostro eroe. Nonostante che gli avversari, la sinistra, abbia influenzato anche la famiglia facendo togliere le spoglie del nostro eroe, credendo di poterci fermare, forse non sono fermamente cattolici, non sanno che anche se non c'è il corpo c'è lo spirito. Lo spirito di Ettore Muti che aleggia qui e che in questo momento è richiamato da noi con le nostre preghiere. Lavori attenti, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Attenti! Camerata tenente colonnello Ettore Muti. Presente! Camerata tenente colonnello Ettore Muti. Presente! Camerata tenente colonnello Ettore Muti. Presente! Signori, io vi lavori riposo. Io vi ringrazio. Ringrazio Orsola, ringrazio tutti quanti voi che vi siete beccati questo caldo infernale e vi ringrazio per aver partecipato. Ci rivedremo sicuramente quest'altro anno, lo stesso giorno, alla stessa ora in questo luogo. Grazie, rompete le linee. Grazie a tutti.